ragazze, bentornate e ben rientrate nel mio canale Nuovo Makeup Tutorial e nuova collaborazione. Oggi infatti sono lieta di presentarvi questo video in collaborazione con altre ragazze che insieme fanno parte della pagina Facebook della dolcissima Anna. Ciao tesoro, la conoscete già, lei con me fa la rubrica I 5 Top Non Beauty ogni mese. Questo mese appunto ha pensato ad un makeup ispirato ai toni della stagione che sta per arrivare, quindi autunno, inverno, insomma. Io ho voluto giocare sui toni del viola, del borgogna, ho voluto usare moltissimo sulle labbra utilizzando il Cherry Bomb di Wet n Wild, rossetto che sto adorando alla follia, mi piace tantissimo, è molto molto bello, e sugli occhi ho utilizzato diverse palette, poi le vedrete durante la realizzazione del makeup tutorial, ma fondamentalmente la Chic di Shaka, una palette che io come sapete stimo moltissimo e che ho rivalutato nel corso del tempo perché è una palette veramente ma veramente molto valida, e poi ho diciamo attinto ecco da altre palette per ricreare questo look. Le Dramatic Lashes sono le ciglia finte di Eylure, le conoscete già perché le ho indossate in tantissimi altri makeup tutorial, come ad esempio il tutorial che ho fatto con la dolcissima Carmen. Ciao tesoro, ne approfitto per mandarti un bacio e vi lascio qui la scheda realizzato con la color palette di Wycon e moltissimi altri makeup, quello realizzato con la Duochrome, insomma vi lascerò poi tutti i vari link nelle schede qui sopra, e quindi sono delle ciglia finte che ho già utilizzato ma che riutilizzo sempre perché ottime e basta pulirle e tornano nuovamente come prima. Bene, io chiaramente vi lascio giù nell'info box il link diretto al canale della dolcissima Anna, come anche il link diretto al canale di tutte le altre ragazze che hanno preso parte a questa collaborazione. Mi raccomando, passate da loro, vedete il video ed iscrivetevi al loro canale e basta, vi lascio alla realizzazione del makeup, nel frattempo vi rinnovo sempre il mio mitico stay tuned. Ciao! Bene ragazze, comincio al solito con il trucco occhi e come al solito ho già fatto la mia base, ho ridisegnato le sopracciglia, come anche ho già truccato l'occhio sinistro. Sul destro, dopo aver steso un primer, vado con questo matitone della Kiko, questo è il Daring Game, il numero 8, una vecchia collezione appunto della Kiko, è un matitone molto molto carino che uso spessissimo, e al di sopra del quale poi vado a picchiettare con un pennello a lingua di gatto il rosa shimmer che prelevo direttamente dalla Chic di Shaka. Questo colore è molto carino perché non è troppo evidente, quindi mi piace perché dà quella luminosità giusta che voglio per questo tipo di trucco. Dopodiché con un pennello da sfumatura bello compatto vado a prendere questo color borgogna e lo vado a stendere sulla piega dell'occhio creando appunto la mia transizione. La scelta del pennello non è casuale, ho scelto questo che è un po' più piccolo perché non volevo una sfumatura troppo ampia e dispersiva, ma al contrario volevo una sfumatura piccolina proprio al di sopra del colore che avevamo appena steso. Con un pennello a lingua di gatto più piccolino vado poi a prendere il viola e lo stendo sulla parte finale dell'occhio a mo' di V esterna e anche sulla rima cigliare inferiore e bordo esterno. E dopo aver aggiunto la quantità desiderata vado un attimino a sfumare, però non utilizzo il pennello di prima ma al contrario prendo un pennello pulito, io utilizzerò un pennello della MAC perché non voglio che i due colori si mischino troppo ma che il viola rimanga comunque evidente. A questo punto creo una sorta diciamo di transizione al di sopra del borgogna utilizzando questo marrone chiaro matte prelevato alla palette di Essence, proprio per rendere il trucco ancora più caldo e per evitare lo stacco tra il borgogna e l'arcata sopraccigliare. Sulla parte più esterna dell'occhio vado col blackout, che è il nero opaco della Smoked Palette di Urban Decay, un nero che io adoro alla follia e che uso spesso proprio per diciamo evidenziare ecco la parte finale dell'occhio, e poi vado a sfumare tutto col pennello di prima da sfumatura. A questo punto vado a prendere il color panna diciamo opaco, sempre dalla palette della Urban Decay, il Kinky credo che si chiami, e lo porto sotto l'arcata e l'angolo interno, e poi con il Long Lasting Nero di Wycon vado sia sopra che sotto all'interno dell'occhio. Questa volta anche sotto voglio un effetto abbastanza strong e quindi vado di matita nera. Sfumerò tutto poi con il pennello penna con il quale abbiamo passato il colore sotto.
Dopodiché, dopo aver messo anche le ciglia finte, eccole qui, quelle delle Aelior, passo al viso. Al viso, diciamo, la prima cosa che faccio è utilizzare un correttore. Questo è dell'Eufida ed è un correttore liquido con il quale creo i miei punti luce. Sfumo tutto con un pennello a lingua di gatto bello ampio. E poi passo alla cipria. In realtà questo è un fondotinta minerale della Wycon che sto testando in questi giorni. Ancora ve ne parlo poco perché è nuovissimo. E lo sto utilizzando a mo' di cipria perché l'ho utilizzato a mo' di fondotinta, ma è troppo leggero per me, nel senso che non copre per niente le mie imperfezioni, per cui non lo so se lo utilizzerò in tal senso. Poi vado di contouring con col bronzer di Wycon e poi il desert powder nel colore rosa corallo, sempre di Wycon, come blush. Sfumo tutto con un pennello poi più ampio. Sulle labbra il mitico Cherry Bomb di Wet n Wild. Questo è il risultato finale, spero che vi piaccia, questa è una proposta totalmente autunnale secondo me. Al prossimo video e stay tuned, ciao!